Conferenza stampa di presentazione giovedì 17 marzo nei locali dell'Urban Reef di Tolentino del candidato sindaco Massimo d'Este e della coalizione di centro-sinistra composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Civico 22 e Dipende da noi. Tolentino città aperta ha un significato molto 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 profondo, perché il motto è stato scelto per dare l'immagine, l'idea dell'abbraccio, dell'apertura, dell'ascolto e del dialogo. È una cosa che ci permetterà di ritornare a di incontrare le persone. È l'auspicio che ci facciamo e siamo partiti appunto da questa considerazione. Ed è poi un grosso significato, città aperta sta anche a significare l'apertura a più figure potessero partecipare a questa coalizione. Quindi è un'apertura totale, politica, e che mi auguro che abbia un percorso ben definito e costruttivo per il bene della città. La capacità di innestare la volontà civica con la politica, perché penso che non possano essere disgiunte queste due realtà. La risorsa civica è una risorsa che ha bisogno di innestarsi nel movimento politico, soprattutto nelle piccole realtà come la nostra, nei piccoli centri che vivono in modo molto acceso, no, l'esperienza associativa, e quindi mi auguro che tutto questo possa confluire in una relazione profonda con la politica e la gestione della città. Questa sera era una sera in cui volevamo esclusivamente presentarci. I temi ci sarà tempo da affrontarli in modo più approfondito e dettagliato. Posso soltanto dire questo, che per poter guardare al futuro e alla costruzione del futuro bisogna pensare soprattutto all'oggi, perché oggi Tolentino è una città che vive delle ferite che sono condivise con altre, con la realtà sociale di altre situazioni, ma non dobbiamo dimenticare che questa è una realtà che viene da un periodo di distruzione, di sfiancamento dovuto al terremoto. Non per niente la scelta di fare questo incontro qui in Viale Vittorio Veneto cade proprio perché vuole rappresentare un'opportunità di ripartenza in un contesto duramente provato dal terremoto. Io abito in questo quartiere ed è il quartiere che ha subito in modo esagerato i danni del terremoto, ed è anche il quartiere dove ancora si fa fatica a ripartire. E quindi affrettare il più possibile la ricostruzione, pensare di poter trovare soluzioni immediate per la scuola e preoccuparci anche di un'assistenza sanitaria diversa da quella che si prospetta, insomma. Pensare anche a qualcosa che possa arrivare all'assistenza domiciliare in modo più capillare.